Padre Pio nel mondo, un nuovo appuntamento dedicato ai gruppi di preghiera e come sempre qui nei nostri studi, Padre Carlo Laborde, il segretario generale dei gruppi di preghiera di Padre Pio. Pace Bene Padre Pace Carlo, bene. grazie Pace per la tua disponibilità. Come sempre eh, riusciamo a sottrarre un po' di tempo tuo, mm. personale, anche da, da questo servizio che eh, come frate cappuccino. Eh, eh, si è impegnato con i gruppi di preghiera mm. di Padre Pio, eh, da sempre i frati eh, continuano ecco, quello che Padre Pio stesso ha, 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 diciamo, ha intuito mm. e, attraverso l'assistenza ecco, certo. ai gruppi di preghiera mm. di Padre Pio, giusto? Sì, beh, ovviamente è un apostolato che in qualche modo... Eh, si addice a noi frati, dice, uh -huh. nel senso che è stato Padre Pio il fondatore, che certamente è la spiritualità dei gruppi preghiera, spiritualità prettamente francescana, e quindi uh -huh. è ovvio che eh, diciamo, i cappuccini o comunque i frati francescani ecco, hanno questo compito in modo particolare, diciamo, anche se molti sono sacerdoti diocesani o di altre congregazioni che comunque amano molto Padre Pio e seguono i gruppi. Dobbiamo ringraziare la disponibilità che tanti sacerdoti, anche non francescani, uh -huh. ecco, offrono ai gruppi di preghiera anteparti del mondo. Ecco. Sempre più sacerdoti che eh, si innamorano della figura di Padre Pio e allo stesso tempo si vogliono impegnare a creare mm. gruppi di preghiera in sì, tutte le parti del mondo. Eh, davvero sì, e credo che questo è fondamentale. Quando l'assistente spirituale del gruppo è veramente innamorato di Padre Pio, il gruppo funziona, va avanti, cresce, mm. matura. Eh, quando invece purtroppo alle volte avviene, il sacerdote lo fa. Per dovere, perché è stato prescelto magari dal vescovo ma non ha un grande entusiasmo oppure comunque ha tante altre cose da fare, molte volte i gruppi un po', eh, diciamo, cominciano un po' a, a zoppicare un po'. Certo. Quindi è fondamentale quando il sacerdote che guida il gruppo... Eh, è veramente innamorato della figura di Padre Pio. Allora riesce a, a comunicare agli altri la sua spiritualità, la sua testimonianza di vita. Segue il gruppo con amore, il gruppo progredisce, va avanti. Questo è molto importante. Sì. Gruppi di preghiera, ormai eh, noi con te siamo abituati a parlare non solo dei gruppi di preghiera italiani, mm. ma anche dei gruppi di preghiera presenti in tutto il mondo che continuano a, a crescere e allo stesso tempo in ogni parte del mondo uh, un piccolo gruppo delle, de, delle persone, dei fedeli, uh, con grande devozione ecco, mettono su questo gruppo di preghiera dando vita anche non solo a, a dei momenti di riflessione e di preghiera uh, comunitari, ma anche a delle vere e proprie attività. Ecco, il gruppo di preghiera che diventa anche sì. un gruppo che esce fuori. Certo, il gruppo di preghiera ha come compito essenziale, primordiale, primario la preghiera ovviamente, uh -huh. radunarsi per pregare, celebrare l'Eucaristia, l'adorazione Eucaristica, il Santo Rosario, la meditazione della parola uh -huh. di Dio ma anche a dei momenti di formazione attraverso cioè. la catechesi, eh, lo studio diciamo così, de, de, de degli insegnamenti della Chiesa, la figura di Padre Pio, la sua spiritualità, ma anche delle attività che molte volte eh, ecco, sorgono dalle necessità del posto, mm -hmm. attività di solidarietà, di carità verso il prossimo, verso i poveri, verso gli ammalati. Quindi, ovviamente, la, la preghiera, il contatto, lo stare con il Signore poi porta ad aprirsi ai bisogni degli altri, anche a rendersi utili e disponibili in un, nel contesto di una comunità parrocchiale per certo. le necessità che ci siano, nella catechesi, nella liturgia, nelle opere di solidarietà. Ecco, i gruppi di preghiera sono in prima fila nella testimonianza diciamo così, delle, della carità di Cristo, secondo proprio eh, l'esempio che ci ha lasciato Padre Pio e l'insegnamento che ci ha lasciato. Noi esortiamo i nostri amici anche attraverso i numeri che vedono in sovrimpressione, gli indirizzi di posta elettronica, anche lo stesso indirizzo eh, della nostra redazione, ad inviare eh, anche le vostre storie o a chiamarci, a mettere in contatto con noi, eh, in modo tale da poter raccontare anche la storia del vostro gruppo di preghiera. Intanto, sì. dalla regia eh, abbiamo già visto alcune immagini, alcune foto che si riferiscono proprio alla presenza dei gruppi di preghiera. In Africa, altro continente dove è forte ed è grande la devozione verso Santino. Sì, in particolare in alcuni paesi, come ecco, per esempio nella Repubblica del Benin, dove nella capitale, soprattutto a Cotonou, eh, i gruppi di preghiera sono molto numerosi, sono circa 15 e vivono un momento di grande sviluppo, di grande entusiasmo, di grande impegno. Sono seguiti dai nostri frati Cappuccini. Anche da altri sacerdoti diocesani, e io sono stato lì per partecipare al convegno dei gruppi di preghiera ecco, del Benin. E quindi c'è stata veramente una grande partecipazione, un grande entusiasmo. Ho notato, e lo sottolineo, la grande maturità dei cristiani, dei laici ecco, che partecipano. Il grande senso di responsabilità eh, con cui si assumono i vari compiti all'interno dei, dei gruppi. Quindi veramente sono rimasto molto entusiasta e ammirato perché magari mi aspettavo diciamo, qualcosa di meno, di meno preciso, di meno. Diciamo, eh, ma invece ho notato che hanno una preparazione, hanno una direi quasi una professionalità incredibile. Uh -huh. Ecco, quindi hanno presentato delle relazioni stupende, hanno, poi si è proceduto alla la nomina dei nuovi responsabili dei gruppi quindi è stato del consiglio dei, dei gruppi di preghiera, quindi è stato veramente un momento molto importante, molto ecco, interessante. Ehm, eh, su, sulla tematica che è stata affrontata, mm. ma allo stesso tempo anche su quelle che sono state le problematiche che sono eh, emerse, ecco, come, ti è, come, mh, qual, come pulsa l'anima, il cuore del, dei gruppi di preghiera de, del Benin? Beh, sono dei gruppi, eh, diciamo, che prima di tutto vivono questa grande questo grande amore, innamoramento per la spiritualità francescana, no? sì. l'amore a San Francesco d'Assisi, anche perché io ovviamente io sono stato nella, nel convento dei cappuccini eh, di Cotonou, eh, dove i nostri frati, ci sono anche dei formandi, quindi dei postulanti, c'è cioè una comunità molto giovane. Eh, I fratti delle, delle, de, che sono a Cotonou sono, provengono dalla provincia delle Marche, uh -huh. ma hanno molti, molte vocazioni già sacerdoti nativi, cioè che del Benin. C'è certo. eh, però un confratello nostro della nostra provincia di Foggia che è padre Raffaele, Raffaele. Mangiacotti. Che proprio si occupa dei gruppi di preghiera di padre Pio. E tra l'altro, noi stiamo mm. vedendo delle immagini sì. eh, che si riferiscono proprio ad un centro che è stato creato. Sì, eh, diciamo che la, la nascita o perlomeno lo sviluppo dei gruppi di preghiera del Benin eh, nascono da un fatto un po' insolito che, ovviamente, mm. bisogna sempre prendere. Un po' con, con una certa cautela perché si riferiscono a delle visioni eh. che una signora, una donna, una cristiana del Benin, una donna ancora giovane, eh, racconta di aver avuto di Padre Pio senza conoscerlo previamente, eh, vedendo questo frate, eh, lei mi narrò tutta la storia, vedendo questo frate che appariva nella sua, in casa sua, lo vedevano anche i figli, non sapevano chi era e a un certo punto questo frate avrebbe detto eh, io sono, sono padre Pio da Pietrelcina, vengo qui perché voglio aiutare il Benin voglio aiutare l'Africa, voglio aiutare soprattutto le famiglie la donna non lo conosceva? non sapeva chi era, non, eh, per lei era una cosa... dopo ha scoperto ecco. e questa donna di fronte a questo fenomeno così strano eh, eh, si confidò con un sacerdote, il padre Gagnon che era vicario generale della diocesi, dell'arcidiocesi di Cotonou di, e che è morto poi, in seguito poi è morto eh, in concetto di santità, la tomba è proprio nella cattedrale di Cotonou e questo sacerdote, che molto stimato da tutti, ha dato credito a quanto questa donna raccontava e ha, diciamo, ha raccolto tutte le sue testimonianze e, e quindi da qui nasce, Padre Pio ha chiesto un... Um, un'oasi un di preghiera, un, non mi ricordo il, titolo, il nome preciso, eh, dove il popolo, diciamo, si radunasse per pregare. Eh. Ecco, sono queste eh, immagini. Sì, sì e allora si è creato questa un, una, una casa, un centro, dove settimanalmente si va a pregare e dove anche i frati vanno a celebrare settimanalmente l'Eucarestia. Ecco, e quindi... Così è nato, così sono sorti questi gruppi che si sono moltiplicati, attualmente sono 15 soltanto nella cattedrale e hanno un grande, un grande sviluppo. E quello che è interessante è sapere che i vescovi diciamo, del, del Benin hanno guardato con molta attenzione questo fenomeno diciamo, delle apparizioni. Ovviamente non c'è stato un pronunciamento ufficiale della Chiesa certo. perché la Chiesa è molto eh, cauta in queste cose prima di esprimersi però diciamo che mh, ci sono tutte le garanzie che possa essere qualcosa di vero, sia per i frutti che ha prodotto, perché ha portato un vero rinnovamento anche spirituale nella Chiesa in genere, e poi questo, questa fioritura di gruppi di preghiera, sia per la, diciamo, la, la vita esemplare di questa donna, della sua famiglia e del sacerdote, Monsignor Gagnon, che era vicario generale, che, che ripeto è morto in concetto di santità. E quindi tutto diciamo, ci permette di guardare con con interesse, con attenzione a questo fenomeno. Da qui comunque è nato questo grande sviluppo dei gruppi preghiera che i frati cappuccini eh, si sono assunti, diciamo, come, come compito di mm -hmm. guidare, accompagnare questi gruppi che ripeto ho potuto constatare una grande maturità eh, diciamo, cristiana, ho sentito per esempio la relazione del del, del responsabile dei gruppi di preghiera, il signore Emmanuel Sébguignon, che è stato poi riconfermato, ha, ha diciamo, fatto una relazione meravigliosa che difficilmente, io credo, in Italia o in altri paesi europei noi siamo in grado sì. di sentire. Tant'è che dopo che lui ha letto questo, dico, guardate, lo dovete riconfermare, perché non c'è altra scelta. <ride> Eh, di fatto è stato riconfermato. Una sì, tra l'altro abbiamo eh, anche delle immagini a cui sì, si riferisce questa persona. Sì, questo, ma una persona momento. veramente straordinaria, di una maturità, di una, una vita cristiana profonda, innamorato di San Francesco, innamorato di Padre Pio. Eh, credo che sia lui, ecco adesso non vedo molto bene, ma sì, sì. credo che sia lui, diciamo veramente è stato un momento molto bello. E' anche molto bello sottolineare... La partecipazione all'Eucarestia, come vivono l'Eucarestia? Io, dopo la prima messa che ho, a cui ho partecipato, o presieduto, non ricordo, ho capito veramente che, perché i missionari che sono lì o che vanno in Africa poi fanno fatica a tornare indietro. <ride> perché veramente è qualcosa di straordinario: la fede, eh, la gioia che esprimono è straordinario, un'esperienza che, che, che sconvolge in qualche modo. Io ho detto dopo la messa, ho detto adesso ho capito perché i, i missionari che sono qui o che vanno comunque in altri paesi africani, quando vanno via si ammalano di Mal d'Africa, <ride> eh, perché veramente è straordinario. È contagioso, è ecco, un'esperienza un che solo chi la può vivere. Io ringrazio il Signore di aver avuto questa opportunità. Realmente è qualcosa che ci tocca profondamente. Tu eri Perché... già stato in Africa? No, no, la prima la volta. La prima in volta, effetti, volta in assoluto che tu sei stato in Africa. Sì, 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 sì. È veramente bello. Tu vedi un'assemblea un coinvolta da, da, dai bambini. Io vedevo i bambini, loro hanno un orfanotrofio con dei bambini abbandonati che loro seguono che eh, tutti vestiti allo stesso modo, con una compostezza, non si muoveva un bambino, cioè erano attenti eh, gli adulti, i giovani, tutti, eh, curata, diciamo, una messa proprio curata. partecipi, non vedevi gente che chiacchierava o che faceva chiasso, che, cioè, gente che veramente coinvolta nella celebrazione eh? e poi ovviamente con i, quei canti così belli, eh, coinvolgenti, vestiti, vorrei sottolinearlo perché noi siamo abituati purtroppo qui in Italia, a vedere le volte persone vestite in modo diciamo, poco degno del luogo che, che è una chiesa, la casa mm -hmm. di Dio, invece lì nonostante il caldo che vi dico che era soffocante perché comunque eh, eravamo sull'oceano, a pochi metri dell'oceano, quindi era un caldo umido, affoso, e, eppure tu vedevi sia le donne che gli uomini vestiti con i loro vestiti colorati, molto colorati, ma... Con una, con una compostezza, con un decoro veramente ammirevole, che manifestavano anche nel modo di vestire la fede e il, il rispetto per la casa di Dio, veramente una cosa straordinaria. Un, eh. mm. un, una celebrazione, quella africana, mm. almeno anche tra i, nei miei ricordi, mm. che è, è densa anche di, di, di musica, di balli, sì. e, e poi è, è lunga. Mm. Nonostante sia lunga come celebrazione. Guardate, vissuta... io guardavo l'orologio, ma solo io lo guardavo, giusto per sapere. <ride> ma una messa durava circa due ore e mezzo, circa. Per i canti, per. Le, eh, insomma, per... Ma la gente non stava non lì a stancano, guardare sì. né quando è finita sono cominciate a uscire fuori. No, stavano lì ancora a cantare. Eh, quindi per loro la messa è qualcosa di straordinario. Eh? E poi molto bello, ne, diciamo nel cortile o ne, com, nel parco che c'è attorno alla chiesa dei cappuccini, c'è una specie di edicola dove c'è una bella statua di Padre Pio uh -huh. e che è diventato un luogo di preghiera. La gente, mi dicevano i frati, che c'è gente che va la mattina e si ritira, se, se ne va via la sera, trascorre la giornata intera a pregare, a pregare dinanzi alla statua di Padre Pio ed è straordinario la fede che hanno. E poi beh, un capitolo a parte sono i bambini, i bambini mm. sono meravigliosi. A parte che devo dire che hanno veramente delle fattezze belle, cioè eh, sono belli diciamo, i, la gente del Benin, ma i bambini sono meravigliosi e sono così affezionati, cioè vogliono le carezze, vogliono le coccole, vogliono essere accolti, è veramente una cosa bellissima, ci sono tante foto che ho con dei bambini attorno perché loro veramente ti circondano di affetto, no? è un'esperienza molto bella. Il calore, ecco, il calore, il sorriso, nonostante il luogo, la povertà. Ti assicuro che io non ho mai visto tanta gioia come in quel luogo. Era gente forse non poverissima, certo. però gente modesta, Semplici. non erano certi ricconi. <ride> e, eppure una gioia incredibile. I sorrisi più belli del mondo li ho visti nel Benin. Mm -hmm. Certo non conosco altri luoghi dell'Africa, ma Beh, ti cioè, assicuro che vedi la gioia di, di gente che è felice, sì, eh, sì. Con, con nulla perché veramente non hanno grandi possibilità. Però eh, sono contenti, hanno una gioia eppure una popolazione che ha sofferto e poi soffre perché sì, rispetto ad altri paesi, forse Benin è piuttosto un paese piuttosto che va avanti, che è cresciuto anche economicamente, eh, politicamente, eccetera, però mh, girando poi fuori da Cotonou si vede anche tanta povertà, tanta miseria, siamo stati anche a visitare i luoghi eh, dove si faceva il mercato, l'asta degli schiavi. No? Ah, ecco. Eh, sono luoghi molto interessanti, una piazza dove venivano venduti gli schiavi che erano rastrellati nella foresta, portati lì all'asta e poi c'è tutta una strada di, di terra sterrata che porta al mare ah, dove eh, questi poveretti poi passavano 15 giorni chiusi in un luogo eh, diciamo, diciamo come sardine, e chiusi per vedere chi resisteva e chi moriva. Quelli che morivano, oh. ovviamente era perché erano deboli o malati, certo. buttavano i cadaveri negli acquitrini perché ci sono molti acquitrini. Quelli invece che hanno resistito li imbarcavano verso le Americhe. E quindi poi c'era un posto, una specie di, di colonna dove li facevano girare, eh, credo che otto volte o nove volte attorno e diciamo, i colonizzatori o gli europei erano certo. ovviamente, dicevano che dopo aver fatto quel giro perdevano la memoria e quindi partivano senza rimpianti per la terra che lasciavano, ovviamente era un modo di mettersi la coscienza a posto loro eh, e quindi chiamavano, c'è lì una porta che si chiama la porta del non ritorno, eh, la porta di non retour, perché una volta che attraversavano quella porta di fronte al mare non tornavano più indietro, eh, partivano per le Americhe dove erano poi venduti eh, come schiavi. Quindi tutta quella sofferenza che è atavica diciamo, è rimasta nella, nella popolazione. Eh, quindi c'è tanta sicuramente sofferenza, però eh, ripeto, c'è tanta voglia di. Di cre le chiese, abbiamo visitato diverse chiese, la cattedrale, altre chiese sono veramente gremite di gente, la gente partecipa volentieri alla celebrazione, c'è cioè una grande fede e questo è molto bello eh? e quindi direi che è un paese che, eh, insomma, dove Padre Pio ha attecchito e... Credo che il futuro è erosio da questo punto di vista. No? E dobbiamo ringraziare i Frati Cappuccini Marchigiani, Padre Luigi Coppari che è il responsabile eh, di questa missione, sì. o, diciamo così, e poi gli altri confratelli, il nostro confratello, Padre Raffaele, che veramente lavora tanto, è molto stimato, molto benvoluto da tutti, e perché veramente si danno molto da fare. ...e Poi vorrei sottolineare una cosa che mi ha colpito. È l'amore che hanno per la liturgia, cioè il rispetto delle norme. Alle certo. volte noi pensiamo che andando in Africa lì le norme, le regole saltano e che tutto è un po' come dire, alla sans façon, come si dice. Invece, no, tutto il contrario. Ecco, lì non è permesso che un sacerdote celebri la messa senza gli ornamenti prescritti anche nonostante il caldo, te lo fanno mettere perché devi rispettare le norme e la liturgia è fatta veramente in modo serio, c'era tutto un gruppo di giovani che servivano la messa, quindi conoscono la liturgia, sanno manovrare il messale, eh, tutto il servizio liturgico come facciamo anche noi nel santuario ma con un grande senso del rispetto delle norme, è molto bello, realmente sono rimasto Colpito. molto edificato, Colpito. è molto bello. E ripeto, i gruppi di preghiera sono molto vivaci, molto preparati, diciamo, quindi è gente preparata. È l'ultimo giorno del, del convegno è di domenica, quindi è stato il 15 e il 17, se non vado errato, si è concluso con la visita mm -hmm. del nunzio apostolico sì. del Benin che si chiama Monsignor eh, Brian Udegue, eh, diciamo che ha celebrato la messa principale, eh, poi si è trattenuto con la comunità, con i frati, con noi a pranzo, ed è stato un momento molto bello perché lui ha sottolineato anche nella sua omelia. L'importanza dei gruppi di preghiera, il ruolo che hanno all'interno della Chiesa, l'affidamento che la Chiesa fa ai gruppi di preghiera per quanto riguarda sia la preghiera sia le opere di carità, quindi è stato molto bello e un momento molto, diciamo, come conclusione del convegno, è stato veramente molto significativo. Ecco. Padre Carlo, ehm, ecco, quale insegnamento anche noi possiamo trarre da, dalla presenza di questi gruppi di preghiera, anche eh, e dai nostri fratelli africani, anche, ecco, mh, in base anche a quello che sta accadendo nel mondo in queste ore, eh, sull'accoglienza dei migranti e soprattutto su questi eh, nostri fratelli che arrivano da questi paesi eh, poveri. Mm -hmm. e, a, molte volte io mi ritrovo anche a chiacchierare con gli amici e, o, 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 o dicendo anche mm. ai miei figli voi siete fortunati perché eh, certo. siete nati e siete cresciuti in un, in un, ecco, tra virgolette, un paese occidentale che, mm, certo. che paradossalmente eh, dove abbiamo tutto ma certo. ci manca a volte il sorriso, quel sorriso e certo. quell'accoglienza che invece hanno i nostri fratelli africani ma che certo. purtroppo tra virgolette forse hanno avuto questa sfortuna di, di, di nascere in questi mm -hmm. luoghi dove purtroppo la guerriglia, la fame, eh, malattie certo. eh, ecco, provocano questa loro fuga. Certo, beh è un problema molto grosso perché eh, non è semplice dire accogli giustamente accogliamo tutti, certo dobbiamo accogliere il Papa ci esorta all'accoglienza indubbiamente. Eh, ma il problema è poi l'inserimento di queste persone nella società, no? perché eh, accogliere queste persone, metterle in un centro di accoglienza e tenerle parcheggiate tutta la vita non è nemmeno eh, chiaramente gli stati si confrontano con dei problemi molto grandi, però anche è anche vero che molti di questi paesi sono stati per il passato, nei secoli scorsi, sfruttati dall'Europa certo. no? e oggi sono loro che bussano alle nostre porte, quindi è anche un fatto di giustizia la formula, diciamo, la soluzione non è, non è facile trovarla però credo che l'accoglienza come cristiani non si può negare ecco. quindi indubbiamente dobbiamo eh, guardare con molta attenzione con molta eh, pregare e in qualche modo fare qualcosa per aiutare queste persone certo andrebbero risolti i problemi a monte no? per questi paesi certo. dove del resto tanti di questi paesi che oggi sono nel caos Certo. Sono nel caos perché l'Europa ha voluto diciamo così, intervenire per destituire alcuni capi, eccetera, certo. che poi è stato peggiore il male, diciamo, il rimedio che il male, perché poi si è creato questo caos e adesso, certo. come si va? Eh, quindi, in qualche modo, è colpa anche nostra di quello che avviene oggi in questi paesi. No? E quindi il problema sarebbe, la soluzione sarebbe aiutare questi paesi a ritrovare una stabilità politica, economica, eccetera, perché questa gente non si, vedesse, non si veda costretta a fuggire, soprattutto che ci sia pace e prospettive per il futuro, indubbiamente. Bene, Pare Carlo, io ti ringrazio anche a nome dei nostri amici telespettatori che ti seguono e a volte vogliono anche eh, sapere dove vai, mm. quali sono i tuoi impegni. E, e, con i gruppi di preghiera ma c'è sempre mm. eh, il numero del centro gruppi di preghiera anche per essere informati ma allo stesso tempo anche per mm. chiedere la presenza del segretario generale dei gruppi di preghiera eh, per qualche incontro allo stesso tempo anche nell'organizzazione mm. fattiva eh, e quindi nella collaborazione con la Casa Sollievo della Sofferenza per dar vita a tutte queste serie, serie di iniziative. Certo. Io ti ringrazio appuntamento con Padre Pio nel mondo la prossima settimana. Grazie. Arrivederci. Grazie. A presto.